Ecco come si presenta la nostra scuola ai tempi del coronavirus. Ci troviamo all'interno della serra, professor Rosati, ed ecco il mio compagno di avventura. Ciao ragazzi. Ok, come sapete la serra non è che va in vacanza al tempo del coronavirus, ed ecco oggi come si presentano le nostre piante. Ma queste sono piante di surfinie, sono state appena irrigate perché una condizione molto importante è quella praticamente della giusta quantità di acqua. Queste sono piante di gerani, ecco come si presentano quest'oggi. Queste sono altre piante da fiore, queste sono le tagete che fanno dei fiori gialli. Sempre piante da fiore. Queste sono le petunie. Logicamente rispetto alle surfinie, le petunie hanno un vaso più piccolo, In questo caso il vaso delle surfinie è da 14, mentre queste vanno in vaso con diametro da 10. Queste c'è qualche pianta che già praticamente ha messo il proprio fiore. Qua siamo al reparto delle piante orticole. Queste, se ricordate, sono state seminate dalla classe secondo A circa 35 giorni fa, ecco, ed ecco come si presentano oggi. Questa praticamente è il cavolo cappuccio, posso far vedere l'apparato radicale come si presenta oggi, quindi è una pianta che è pronta per essere messa praticamente a dimora, quindi nella fase del trapianto. Queste sono insalate, diverse varietà di insalate. Questa è la canasta. Queste piante, praticamente questa è la pianta di rucola e questa qua praticamente è la cappuccina. Quindi sono tutte insalate però di diverse specie. Qui siamo alla presenza della bietola da coste. Queste sono piante di zucchino e somigliano praticamente a queste piante qua, ma non sono la stessa cosa. Queste praticamente sono le piante di cetriolo, ma appartengono alla stessa famiglia botanica, che è la famiglia delle cucurbitacee. Queste sono piante di finocchio. E adesso vi mostro praticamente quello che abbiamo fatto stamattina sulle surfinie. Praticamente abbiamo fatto un'operazione di cimatura. Perché cimatura? Perché le piante, come vedete, si sono sviluppate abbastanza con l'emissione praticamente di tanti germogli e con l'aiuto di tosello abbiamo tagliato questi germogli. Qual è lo scopo principale? Lo scopo è quello appunto di contenere in questa fase lo sviluppo della pianta per permettere praticamente il rinforzo delle piante alla base, quindi emettere praticamente nuovi germogli partendo dalla base. Poi un'altra operazione, vi faccio vedere, a settembre, nel mese di settembre, fine settembre, primi mesi di ottobre, abbiamo fatto delle talee di specie officinali. Quello che vedete praticamente è rosmarino, di fianco al rosmarino c'è la salvia e queste sono tutte piante praticamente fatte dagli alunni partendo da talea nel mese fine settembre, prima settimana di ottobre. Che cosa abbiamo fatto in quel periodo? Praticamente
Partendo dalla pianta madre, abbiamo prelevato una porzione di ramo, quindi poi è stato ripulito dalle foglie. La porzione di ramo poi è stata immersa in quella polvere bianca che si chiama acido naftaleno acetico, NA come sigla, ed è un ormone, è una sostanza chimica. Qual è lo scopo di quella sostanza? Lo scopo di quella sostanza è l'emissione, praticamente indurre la pianta ad emettere l'apparato radicale. Una volta fatto tutto ciò, si mette praticamente il rametto, in quel caso di rosmarino, al centro del terriccio e si bagna. Ecco, e questo è il risultato a oggi. Quindi per poter ottenere questo risultato ci sono due condizioni fondamentali. La prima condizione è il controllo della temperatura, e voi sapete praticamente che la nostra serra è riscaldata, e l'altra condizione praticamente è il mantenimento della giusta umidità, va bene? Ok, con questa panoramica ci possiamo anche salutare.